100.000 euro. Salve carissimi, io sono Nicradogna. San Valentino è alle porte. E allora non li apriamo, no? E in questo video ho deciso di andare ad acquistare dei regali, dei gadget, degli oggetti veramente strani, divertenti e schifosi, probabilmente, che assolutamente non vi consiglio di acquistare se avete intenzione di regalare qualcosa alla vostra ragazza, al vostro ragazzo, perché rischiate di fare una brutta figura. Clicca like, clicca iscriviti attivando la campanella e adesso corriamo su Amazon ad acquistarli. Regalo numero 1. Dobbiamo cercare brutti regali da non fare a San Valentino. E mi sono soffermato su questa pagina con un bel libro che si chiama Scorreggiare meglio, guida teorico pratica al perfezionamento dei peti. Ok che parliamo di scorreggi, ma questa mi sembra una cacata. Olle! Barbara, questo è il libro che fa al tuo caso. Oh, fermi tutti. E ragazzi, io pensavo fosse una burla, pensavo fosse veramente una cavolata. Leggiamo veramente cose importanti come le citazioni di Dante Alighieri che disse: ed è la via del chiul fatto trombetta. Non sono toscano, quindi per favore traducetemi questa frase. Sì, ma io mo che ci faccio con questo? Imparo veramente a scorreggiare meglio? Ci sono capitoli interessanti come le scorregge nel corso dei secoli. 7 motivi per cui dovreste sempre scorreggiare. Il vero amore inizia dopo la prima scorreggia. Ah, ecco, perfetto per San Valentino. Come trattenere una scorreggia? Non ho veramente parole. Ce ne sono già qui abbastanza. Regalo numero 2. Siamo in inverno, anche se siamo vicini alla primavera. E quindi che cos'è che possiamo comprare? Io direi di prendere una bella coperta soft, però una veramente originale e particolare. E non è un regalo brutto perché questa coperta è a forma di piadina. E quindi compriamo. Secondo me questo è il regalo perfetto per i romagnoli. La piadina è buonissima, a sto punto ci dormi pure. Peccato non esista quella coi panzerotti, perché a me farebbe veramente piacere. E vediamola qui. Mamma mia, è troppo morbida. Io sono il fantasma piadina e sono qui per farmi mangiare da te. Da te alla pesca o al limone. Voglio farmi una foto con io con questa addosso e poi una piadina in mano. Regalo numero 3. Non immaginate quante volte le persone ci dicono: a San Valentino io di regalo non voglio niente. E in questo caso è quello che andremo ad acquistare, ovvero niente. E la stessa cosa l'ho trovata anche su Wish, che è praticamente niente. È un pezzo di cartone con una palla di plastica. Io nel dubbio vado ad acquistare. E il niente è appena arrivato a casa. E niente è quello che stiamo regalando. Niente per la persona che ha tutto. Il regalo perfetto, no? No, secondo me no, fa proprio schifo. Regalo numero 4. Questo secondo me è un regalo perfetto per tutte le persone che stanno sempre nervose. È un cuscino che allo stesso tempo funge da tasto invio. Ma ora capirete perché. E come funziona? Come ben sapete, questo è il tasto invio. E quando scrivete qualsiasi cosa, serve per andare a capo. E questo tasto a forma di invio diventerà il nuovo invio, collegandolo tramite USB. Quindi, se noi andiamo a scrivere: salve carissimi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, lasciate un bel like. Come va? Commenta questo video con Nick, non ti ingazzare. E ti metterò un bel cuoricino e saremo tutti felici. Quindi io direi che è proprio il regalo perfetto per le persone che non già hanno qualche rotella in testa, che stanno sempre arrabbiate. Mo, e che cosa? Calmati un po'. E allora tu, al posto di rompere le cose, dai pugni qua sopra e nel frattempo lavori pure al PC. Yeah bell. Regalo numero 5. E se prima abbiamo visto un libro che serve a fare gli scorreggi, quindi adesso serve uno che ti fa cagare in una maniera bella rilassata e top, con questo stupendo gadget Amasawa Toilet Golf Set. Set da golf per il bagno da 6 pezzi. Panni, potti, putter, toilet, time, bagno, mini golf, giocattolo, set regalo. Aggiungiamo al carrello. Qui dentro c'è il regalo dei regali.
Ucos che si mette la maniglia con scritto "non disturbare". Ma sapete che vi dico io? Fiondiamoci in bagno e andiamo a giocare. Quindi andiamo a fare così. Mettiamo la bandierina vicino alla buca, ci sediamo al water tutti felici, e mentre stiamo facendo la cacchina, che cos'è che dobbiamo fare? Dobbiamo cercare di fare buca. No, se adesso faccio buca mettete like, se invece sbaglio mettete dislike. Sì! Pioggia di like adesso. Direi che è molto divertente. Regalo numero 6. Ora pensiamo a... sì, un gratta e vinci. Ma non di quelli veri, di quelli che vi faranno pensare di aver vinto. Infatti qui abbiamo un gratta e vinci scherzo, due biglietti di cui uno vincente da 100.000 euro. Io lo acquisto subito. E che cosa sta qua dentro? La bolletta dell'Enel? Spero di no. Ed è proprio il gratta e vinci fake che abbiamo ordinato su Amazon. E mo che lo dobbiamo fare lo scherzo? Vediamo. Buongiorno nonna, come va? Benissimo. Oh, allora, hai presente i 10 euro che mi hai dato per comprare le mozzarelle? Non li ho comprate più e ho comprato due gratta e vinci. E tu sei scemo. Perché? E dovevi fare il panzerotto, dovevi mettere dentro. E vabbè, metti che vingiamo qua. Che devi vincere? I soldi, che dobbiamo vincere? Le patate? Allora, li dobbiamo grattare e praticamente qua stanno i numeri vincenti su questa parte e qua i tuoi numeri. Quindi se i tuoi numeri sono uguali ai numeri vincenti, possiamo vincere una somma di denaro fino a 500.000 euro. Mamma mia. Mamma mia, che ma tu che cosa ti compreresti? Non so, una bella casa. Una villa, una villa. A che paese? A Bari. Tutti i paesi che stanno, vi potevi dire Los Angeles, New York, Londra e mi dici Bari. No, me ne vado in Irlanda. Allora, grattiamo i primi. Questi sono i numeri vincenti, vedi? 66, 22, 46. Noi abbiamo uno di questi numeri qua uguali? Presidente. Vedi, il 66 qua non ce l'ha. Il 25 qua? Nemmeno. Il 46? Nemmeno. Allora nonno, il primo purtroppo l'abbiamo perso, non abbiamo vinto niente. Però adesso speriamo nel secondo. Speriamo. Se vinciamo. È difficile. La fortuna ce l'ho. La fortuna di avere un nipote come me? E come? Ah, ecco. Sinceramente. Ci siamo quasi, eh. Allora, nonna, guarda bene i numeri. Allora, vedi bene, il 72 tu lo trovi? No, non c'è, vero? E no. Il 79? Non c'è il 79. E il 53 sta, vedi? Sì. Come? Sì. E quanto abbiamo vinto? 100.000 euro! Ma che stiamo scherzando? Abbiamo vinto! Sì, abbiamo vinto! A few moments later. Il pagamento dei premi come funziona? Se dobbiamo andare alla banca oppure da qualche parte? Attenzione, prima di ritirare il premio deve sapere che la persona che te l'ha regalato ti ha fatto uno scherzo. Perché sei scemo, Nicola? Perché? E perché questo non è vero? È uno scherzo che mi hai fatto. Dai, ma non era uno scherzo, ti prego, non te la prendere. Per punizione niente, panzerotti. E uffa, però. Beh, devo dire che la vittima ci è cascata alla grande. Potrebbe andare nel Niagara. Clicca like, clicca iscriviti attivando la campanella. E mi raccomando, fammi sapere nei commenti secondo te qual è stato il regalo, il gadget migliore. E dimmi anche qual è quello più brutto. Se ti va, seguimi su Instagram e noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Ciao carissimi!